Vicino a me un interprete, siamo davvero orgogliosi di averla qui con noi, che da anni dimostra come con entrambi questi strumenti, il proprio corpo e la propria voce, si possa fare qualcosa che somiglia davvero all'arte. Perché vicino a me ho Lina Sastri. Buonasera. Allora, ci tenevo a fare una presentazione per te particolare. Grazie, nel senso grazie. Che credo davvero che... Però per entrare subito nel vivo, no? Appunto, il proprio corpo, la propria voce, quale di questi due animali è più riottosi per un attore? Tu che poi in realtà, appunto... Io non lo so, perché c'è un personaggio, vedi, di Pirandello, no? Che proprio dice a un certo punto, io una voce non me la sono fatta mai, ed è vero. Io non sono l'attrice che, no, che... Parlo di teatro naturalmente, perché poi nell'immagine è diverso, ma insomma nel teatro non mi sono mai fatta una voce. In effetti uso la mia voce naturale e stranamente quando invece canto, quando passo alla musica, mi viene un'altra voce che è meno leggera di quella che ho quando parlo. Ma è naturale, è tutto naturale, perché non ho studiato canto né ho studiato recitazione. Per niente. No. E il corpo invece per me è molto importante. Perché il corpo dice sempre la verità, il corpo non mente, puoi mentire come attore, con un'espressione, puoi mentire con una lacrima, molto meno con un sorriso, il sorriso è più difficile mentire col sorriso, con la lacrima è più facile se sei un attore, ma il corpo non questa mente mai. Questa va da insegnare però. Sì, il corpo non mente mai, il corpo è come la natura, è più forte dell'intelligenza, ha più ragione, e una mano che si muove o un curvare la schiena o non curvarla o parlare adesso con te cercando di mostrare il profilo migliore, che non è questo ma è questo, e quindi cercando in tutti i modi, ecco, il corpo se si rigidisce o se ha una libertà e un'armonia dice la verità. Ascolta, in realtà parleremo anche del fatto che tutte queste cose che mi stai dicendo credo che facciano frutto anche, facciano capo anche a una riflessione, a una ricostruzione, no? Che sta in questo libro di cui parleremo tra poco, Mi chiamo Lina Sastri. No, in effetti no. Per niente, non si parla di... No, nel senso si parla di Lina Sastri, questa è un'intervista, in effetti, perché sarebbe un po' presto per una biografia, perché insomma spero di vivere magari a lungo e di fare cose. Però questa è un'intervista che mi chi ha fatto... Chi l'ha detto che si fa dalla fine? Insomma è un punto di riflessione, però non è una riflessione, in questo senso può essere forse interessante, perché è l'intervista di un signore che si chiama Ignazio Senatore, che un giorno mi ha chiamato e mi ha detto posso fare un'intervista che poi diventerà una biografia, l'abbiamo fatta, quindi non c'è un parlarsi addosso, un dirsi delle cose, oppure un'opinione di qualcuno su di te anche poetica, dentro c'è anche un breve scritto di Giulio Baffi che è un amico e un critico teatrale illustre che parla di me, ma al di là di questo sono proprio domande e risposte, infatti si chiama Mi chiamo Lina Sastri perché proprio come ti chiami, mi chiamo Lina Sastri, dove sei nata? A Napoli. Chi ha incontrato te oggi? Come ti sentivi? Un po' di imbarazzo. Che facevi? Ecco, un po' tutto in verità. Ultima cosa, ti è mai capitato di entrare in conflitto, no? Perché in realtà uno delle virtù degli attori di cinema soprattutto è quello di abbandonarsi, no? Ti è mai capitato? Io non mi abbandono, non mi riesco a abbandonare. No. È difficile, forse in teatro, dove sei molto più libero, dove sai come va a finire, dove sei protetto da quella quarta parete, dalle quinte, da qualcosa che conosci. In cinema no, è più difficile, però a volte succede malgrado te, succede quel momento magico che malgrado te sei lì e... Ricordo in Segreti, un film vecchissimo come che feci con la regia di Giuseppe Bertolucci, dove facevo poi un personaggio strano, questa molto brigatista duro. Molto dura, che ammazzava un po' di gente, insomma, ammazzava un po' di persone. E alla fine avevo la confessione finale e la facevo a Mariangela Melato, che attrice e amica che molto ci manca e che salutiamo, donna splendida e intelligente. E ricordo che dovevo fare questa confessione in cui lei, questa brigatista, alla fine tradisce i suoi compagni.
per paura, per gliaccheria, chissà perché, per mille cose insieme. E avevo un elenco di nomi da dire e altre cose, era tutta una specie di monologo sul quale finiva il film e la macchina poi pian piano si allontanava. Ecco, io ricordo che la macchina non staccava mai e io aggiunsi dei nomi, aggiunsi tutti i nomi che conoscevo, i miei amici, i miei ex fidanzati, e man mano che andavo avanti perdevo, diciamo, la cognizione della scena ed ero più io, così come un'altra volta ero la Madonna nel San Pietro con Omar Sharif sotto la croce, e avevo deciso che sarei stata dura perché era la Madonna dopo, ecco, siamo in clima dopo la morte di suo figlio, e avevo deciso che lei era pietrificata dal dolore nella mia testa, vedi, la testa non dice mai la verità. Mi avvicinai alla croce, era una scena muta, non dovevo parlare, sulla quale era chiaramente per finta crocifisso mio figlio Cristo, con del sangue finto chiaramente, e ho avvicinato una mano al piede di quel Cristo. In quell'attimo preciso è caduta una goccia di quel sangue, sangue finto, sulla mano. Tale è stata la mia impressione che mi è venuto un pianto che era mio, non era la Madonna. Ecco, quella è la verità di un attimo che il cinema, che è magia, può cogliere. Lina Sastri, grazie di questo ricordo bellissimo. Grazie. Mi chiamo Lina Sastri. Mi chiamo Lina Sastri e insieme c'è la stessa cosa che però è in musica, è una biografia in musica, io parlo, canto, che è Appunti di viaggio. Sono un po' uno in carta e uno in musica, un raccontarsi fino a oggi però. Molto bene, e vi lasciamo in realtà, e forse Lina sarebbe stata, è sicuramente la migliore, diciamo, introduzione a questo ricordo del più grande attore napoletano, diciamo, di sempre, di cui ricorre una ricorrenza molto importante. C'è una mostra molto importante a Napoli e anche Iris, il nostro canale, gli dedica un omaggio direi significativo.